Allora, piccolissimo video per spiegarvi come usare una piccola mini micro escape room per fare alcuni effetti che possono risultare estremamente utili in una, appunto, un escape room. Per fare ciò occorre la versione a pagamento, la Pro, perché occorre poter teleportare o comunque cambiare, fare alcuni mestieri che non sono disponibili nella versione, diciamo, gratis. Allora, clicchiamo sicuramente nella stanza e proviamo a vedere l'effetto. Allora, la prima cosa c'è il cane che ci chiede se vogliamo andare sul tetto e il topo che chiede un quiz. In realtà tutti e due, se cliccati, danno luogo al quiz. Quindi se io chiedo al cane, mi dice in che anno siamo, 2023 che è il giusto, e vedete che mi fa andare sul tetto. Ora, da qua poi non riesco poi a scendere, quindi eventualmente bisognerà fargli trovare qualcosa sul tetto, per esempio, per poter praticamente poi tornare e andare avanti nell'escape room. Attualmente facciamo il nuovo play e andiamo invece sul topo. E se sul topo gli diciamo la risposta giusta, praticamente si spalanca la porta. Vedete, spalancando la porta noi possiamo entrare e a questo punto possiamo interattivamente chiedere, anche qua c'è una personcina che possiamo chiedergli dove un quiz e se rispondiamo al quiz, anche in questo caso per esempio ci fa andare sul tetto. Questo come al solito è solo un esempio. Ora, vediamo come abbiamo realizzato. Allora, innanzitutto questo edificio l'ho ottenuto dalla library cercando housing e poi su city, e su city ho cercato, boh, adesso non mi ricordo neanche più qual è, comunque uno di questi. Vabbè, voi fate gli esperimenti, può darsi che sia. Ecco, questo qua probabilmente, ok? Questo signore qua l'ho preso. Quando vedete che c'è questa indicazione della bacchetta magica, vuol dire che c'è degli elementi che possono essere configurabili, in questo caso la porta che si apre. Quando la mettete nella scena, quindi la trascinate e compare nella scena, vedete che la Blockhouse c'ha ad esempio appunto questa double door, e fra le tante possibilità potete partire ad esempio con la porta, la double door chiusa, oppure con la porta aperta, se per caso pensate che sia meglio come discorso. Ora, visto che la porta viene aperta con un quiz, conviene di usarla nel coblox, così come diremo che usiamo come nel coblox sia il cane, questo dog, è usato in coblox, e sia il topino, che gli diciamo che sia usato in coblox, e anche colui che era l'omino che c'era una volta entrato. Okay? Lo script di queste cose, adesso sono spaventato, è abbastanza semplice in realtà. Vedete che sono semplicemente dei blocchi così. Cosa succede quando il mouse è cliccato? Gli abbiamo messo appunto, come nel precedente video, un quiz e gli abbiamo detto che se risponde correttamente deve impostare l'animazione della doppia porta all'aperto, quindi apre la porta e ci permette di entrare. La stessa cosa è il cane, se clicchiamo sul cane e se gli rispondiamo nel modo giusto, ecco qui la cosa interessante, dobbiamo fare switch to camera, camera 2. Quindi se vogliamo farlo andare da un'altra parte, la cosa molto semplice è quella di prendere una camera, che andiamo qua, cerchiamo camera, e la camera, per esempio questa qui è diventata la camera 3. Quindi se vogliamo che quando siamo sul tetto possiamo aggiungere in questo caso quindi andiamo a camera 2 che era sul tetto e quindi possiamo aggiungere un personaggino che è ad esempio un items che potete anche nascondere per da qualche parte, per esempio un libro. E il libro fatto in modo tale da averlo praticamente a portata di mano, ecco, vedete che qui adesso qui praticamente è il libro, non è proprio dove vogliamo. Comunque potete mettere il libro e poi nel libro potete mettere vabbè, adesso per semplicità facciamo così: il libro lo cancelliamo e diciamo che se, no, non possiamo cliccare questa cosa qua,
Wooden spoon, questo qui lo dovremmo mettere praticamente sulla camera. Ecco, possiamo dire che cliccando su un oggetto particolare si può, nello stesso modo con cui si switcha sulla camera X, si switcha su un'altra camera, quindi si può andare avanti. Oppure addirittura in alcuni casi si può anche cambiare scena. Quindi sostanzialmente, come vedete, alla fine è sempre lo stesso tipo di codice che abbiamo visto nel video precedente. Quindi quando l'oggetto X è cliccato, gli facciamo fare un'operazione e se sbagliamo possiamo anche dirgli di rimandarlo in un posto un po' più scomodo, per esempio indietro nell'escape room, quindi praticamente all'ingresso dell'escape room. E questo potrebbe essere un incentivo per fargli rispondere bene ai ragazzini. Ecco, l'ho fatto a video spento perché ho impiegato un attimo a posizionare questo oggetto. Gli ho anche messo un altro quiz che se risponde, diciamo, correttamente va di nuovo alla camera sotto, quindi esce. Ok? Quindi noi facciamo di nuovo play, proviamo questo nostro coso. Quindi se vogliamo andare sul tetto, andiamo solo rispondendo a un quiz, ci troviamo sul tetto, poi qua dobbiamo cercare praticamente il dove è nascosto, eccolo qua, il cucchiaio, e se clicchiamo il cucchiaio ci fa un altro test e rispondendo esattamente ci troviamo praticamente all'inizio. Volendo appunto uno può costruirsi un po' di cose di questo tipo e costruire quindi di fatto una escape room in piena regola e accertandosi che i vari ambienti siano raggiungibili soltanto dopo aver risposto a un quiz, si ottiene a tutti gli effetti un sistema o anche un caccia al tesoro o comunque qualunque cosa che vi possa venire in mente. E tenendo conto, come ho detto prima, che il livello di coding che viene utilizzato è tutto sommato minimo, cioè praticamente soltanto una sequenza di when qualche cosa è cliccato, si imposta o l'animazione di qualche cosa, tipo per aprire una porta o per fargli fare dei mestieri agli oggettini. Quindi oltretutto si potrebbe anche, volendo, far sparire il cane o far apparire altri personaggi da qualche parte. Oppure muovere la telecamera e produrre in questo modo il teleport, che è una delle attività più interessanti di questi giochi fatti nei mondi virtuali. No? Per poter andare avanti, ci viene teleportati, magari con qualche suono, qualche effetto speciale, da qualche altra parte. Allora, io direi che è tutto. Buonasera.